Il tratto di Modiglianese, nel quale ieri sera è avvenuto l'incidente mortale che ha tolto la vita di un giovane albanese di 25 anni, Elton Urucci, rientra nel progetto della nuova pista ciclabile che il comune di Faenza andrà a costruire per collegare la città a Borgo Tuliero. Una triste conferma della pericolosità di una strada che negli anni è stata caratterizzata da diversi incidenti mortali ai danni di automobilisti, ciclisti e pedoni e della necessità del nuovo intervento richiesto a gran voce dai residenti della zona, per il quale dovranno passare ancora diversi mesi. Dalle prime ricostruzioni sembra che i due albanesi stessero procedendo uno dietro l'altro lungo la provinciale in direzione Marzeno, davanti il più giovane di 21 anni, dietro il 25enne. Purtroppo le loro bici non avevano luci o altri dispositivi che segnalassero la loro presenza e proprio il buio sembra essere stato una concausa nell'incidente. La 23enne di Borgo Tuliero, alla guida della Polo Volkswagen che ha urtato i due ciclisti subito dopo l'incrocio con via Bracchina, infatti non si è accorta della loro presenza sulla carreggiata fino all'ultimo momento. Dopo l'impatto, avvenuto con la porzione destra della scocca dell'auto, è stata la stessa ragazza che stava rientrando a casa a chiamare i soccorsi e all'arrivo delle forze dell'ordine è stata sottoposta all'esame dell'etilometro. Risultato negativo. Come da prassi, è stato eseguito anche il test tossicologico per il quale si attendono ancora i risultati. Gli operatori del 118, arrivati con il medico rianimatore, non hanno potuto fare niente per salvare la vita del 25enne, caduto prima violentemente sul parabrezza dell'auto e poi a terra, mentre il compagno è stato ricoverato all'ospedale di Faenza con ferite di media gravità. Il giovane, titolare di un permesso di soggiorno da poco rinnovato, risulta essere domiciliato a Siena e nel pomeriggio di oggi dovrebbe fornire alla Polizia Municipale di Faenza la propria versione degli eventi e soprattutto chiarire la presenza dei due ciclisti a quell'ora di notte, le 23, in sella a due vecchi biciclette, in un tratto di strada buio e pericoloso come la Modiglianese. Sul giovane deceduto sono invece in corso accertamenti.